Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare un effetto di fake camera, ossia di movimento di camera su video statici. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro Premiere. Io ho importato queste quattro sequenze. Come potete vedere, la telecamera è fissa sia in questo che in questo. Insomma, ho portato quattro sequenze dove, come potete ben vedere, la telecamera è fissa e c'è solo il soggetto che si muove, o tipo in questo caso che anch'esso sta fermo. Ovviamente sono tutti video che possono già andar bene così, ma se uno riuscisse a dargli un movimento di videocamera avrebbero maggior impatto anche visivo. Per farlo è molto semplice. Allora, prima di tutto andiamo a creare un nuovo livello di regolazione, 1920x1080, oppure a seconda del vostro formato video che avete. Facciamo ok, lo prendiamo e lo andiamo a mettere sopra al nostro video. Io nel mio caso lo metto sopra tutti e quattro. E cosa andiamo a fare? Praticamente andiamo a dargli l'effetto di ritaglio, ossia i famosi bordi neri sopra e sotto al video, in modo da avere più margine di movimento con il nostro video per andarlo ad animare. Quindi sul livello di regolazione andiamo a cercare in effetti ritaglia, lo prendiamo, lo portiamo appunto sul livello di regolazione e, come vedete qui, ci dà il nostro effetto nel pannello appunto di controllo. Quindi sul ritaglia gli andiamo a dire in alto tagliamelo di, io di solito faccio 10%, e in basso idem, quindi portiamo a 10%, in modo da avere queste bande nere. E questo, se noi adesso andiamo a selezionare appunto il video principale, ci dà maggior possibilità di movimento senza che l'immagine vada fuori dalla risoluzione del nostro video. Io in questo video praticamente voglio dargli un senso di movimento dal basso verso l'alto, perché come vedete qui la persona non è totalmente inquadrata, viene inquadrato soprattutto questa parte qui, quindi io voglio andare ad abbassare in modo da rendere in primo piano il soggetto e in secondo questo qua. Quindi per farlo cosa facciamo? Ci portiamo all'inizio della clip, andiamo a portare il più in basso possibile senza andare a tagliare appunto le scarpe il punto iniziale, io direi più o meno in questo punto, e vado ad applicare il marcatore. Dopodiché mi porto alla fine della clip e vado ad abbassarmi, stando attenti appunto a non andare troppo in basso, cioè guardate quando finisce la banda nera più o meno e vi fermate leggermente prima. In questo modo otteniamo un risultato di questo tipo. Come vedete, la persona va avanti, la camera pian piano si alza e gli dà questo senso di movimento, che ovviamente è molto meglio di quello statico che c'era prima. Se noi andiamo a cancellare i nostri marcatori 1 e 2, li andiamo a togliere, vedete, questo è il video di prima e questo appunto è il video che abbiamo ora, ossia la telecamera che pian piano si alza per inquadrare meglio il nostro soggetto. E questo era il primo esempio. Nel secondo esempio, tipo io in questo caso voglio dare un senso di movimento destra-sinistra e di zoom. Quindi per farlo la procedura è sempre la solita. Ci portiamo, selezioniamo intanto la clip che vogliamo andare a modificare, ci portiamo all'inizio, andiamo a selezionare il nostro punto d'inizio, io vado a abbassare leggermente la camera, dopodiché vado a selezionare questa volta sia la posizione che la scala. Ora mi porto
a fine clip. E cosa vado a fare? Vado a zoomare leggermente la mia clip, risistemo appunto questo asse per andare a regolare appunto che non vada fuori inquadratura il nostro soggetto, e gli vado a dare un minimo di movimento anche in questo verso, fino, stando attenti appunto di non uscire dall'inquadratura. Quindi io mi porto più o meno al limite e il nostro risultato finale diventa appunto questo qua. Come vedete, zoom e ci va comunque a inquadrare bene il nostro soggetto e non diventa appunto il classico video statico come era originariamente. Quindi questa può essere una seconda opzione. La terza opzione, io ho trovato il video di questa ragazza che fa yoga in cima alle montagne, e anche qui possiamo andargli a dare qualsiasi effetto. Quindi selezioniamo la nostra clip, ci portiamo all'inizio, e in questo caso possiamo fare la cosa inversa, quindi andare a zoomare la nostra immagine, cercando di comunque non tagliare troppo la nostra persona, il nostro soggetto, quindi più o meno in questo modo, andiamo a selezionare i due marcatori, ci portiamo alla fine della nostra sequenza. Adesso in questo caso, nel mio caso, vedete che c'è questo effetto, quindi la vado ad accorciare. Quindi mi porto alla fine della mia sequenza e vado a zoomare indietro, stando sempre attenti comunque di non oltrepassare la dimensione del video. Quindi io mi porto a tipo 160, vado ad abbassare un po' la mia immagine per in modo che non venga tagliata la mano di sopra, e anche qui, se adesso andiamo a vedere, il nostro risultato finale diventerà appunto questo, uno zoom indietro del video in modo da non lasciare proprio statica la videocamera. Idem nel nostro terzo caso, in questo caso è un time lapse, come vedete dall'imbrunire alla notte, e anche in questo caso, volendo, possiamo dargli, essendo un time lapse, magari gli dà un movimento minimo perché c'è già lo sfondo veloce. Se andassimo a dare molto movimento veloce diventerebbe insomma troppo complesso il video e non starebbe bene. Quindi anche qui possiamo andare a giocare appunto sullo zoom, senza andare a tagliare la nostra tenda, quindi ci portiamo al limite senza uscire dal bordo, ci spostiamo anche al limite qui di fianco, dopodiché andiamo a selezionare il marcatore posizione, naturalmente all'inizio della nostra clip, ci portiamo alla fine e gli andiamo a dare un minimo movimento verso destra, ma giusto un minimo, senza andare a interagire troppo sul video, in modo da ottenere questo risultato. Come vedete il movimento è molto minimo, però c'è già lo sfondo che di per sé è veloce, quindi secondo me abbiamo già ottenuto un ottimo effetto. Dopo ovviamente potete sbizzarrirvi voi in qualsiasi modo, andando appunto a interagire sulla scala e sulla posizione del vostro video, in modo da rendere un po' più animati i vostri video magari a telecamera fissa. Bene, quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial.
Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!